Quali sono le abitudini a massa fatturato? Quali sono quei modi di comportarsi, di fare impresa in grado di bloccare qualsiasi tentativo di crescere con la tua azienda, aumentare i clienti e le vendite? Sono 3+1 abitudini molto più diffuse di quanto tu possa pensare, perché si nascondono dietro il nostro modo di comportarci e il modo in cui ci hanno insegnato a fare impresa. E ne parliamo nella puntata di oggi. Io sono Enrico Cecchini e il mio lavoro è aumentare il fatturato delle aziende grazie all'applicazione del metodo comunicazione su misura, e questo è il canale di Sarte del Web. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, io sono Enrico Cecchini, responsabile dei Sarte del Web, e ti chiedo di farmi compagnia mentre bevo il caffè del mattino e parliamo delle 3+1 abitudini che uccidono il fatturato. Nello specifico abbiamo preparato questa puntata perché ci ha scritto Silvia, quindi leggiamo un po' la sua domanda. Ciao Sarto, sono un'imprenditrice da lungo tempo e sto uscendo da una situazione complicata con due quasi ex soci che mi hanno fatto vedere i proverbiali sorci verdi. Silvia, mi dispiace, ci sono passato anch'io più di una volta, non avrei potuto fondare il Sarto del Web se non avessi mandato via delle persone veramente tossiche. Silvia continua con la sua domanda: certa gente è meglio se va a fare il dipendente. Verissimo Silvia. Molto bene, secondo te perché le persone sono negate a fare impresa? Questa quindi è la domanda di Silvia, che ovviamente sta scegliendo con cura i prossimi soci con cui intraprenderà il prossimo percorso imprenditoriale. Molto bene. Allora Silvia, oggi grazie al tuo input vado ad affrontare un qualcosa che ho visto succedere milioni di volte, giuro, perché poi in un'azienda sono più persone e queste persone moltiplicano le volte in cui succede. Oggi quindi parliamo di abitudini, di quello che fondamentalmente muove i nostri comportamenti, le nostre giornate, le nostre azioni. Più di una volta mi è stato chiesto, ad esempio, perché parlare di abitudini se ti occupi di comunicazione online, no? E quindi devo rispondere a questa domanda, perché effettivamente io tratto strategie di aumento del fatturato. E uno può dire, beh, è una cosa tecnica, no? Quindi vai lì, clicchi su Facebook, fai la sponsorizzata su Instagram, prendi contatti da LinkedIn, arrivano i clienti, ok, ottengo fatturato, ma perché parlare di abitudini? Troppo spesso non ci rendiamo conto di come le abitudini costruiscono quello che succede a noi, nella nostra vita e tutte le persone con cui viviamo, ok? Cioè, questo mi rivolgo di nuovo a Silvia che ci ha scritto la domanda. Silvia, ascolta bene la puntata, perché non stiamo solo parlando dei problemi delle persone che non devi più cercare, ma renditi conto che il socio lo cerchiamo in maniera inconscia, cerchiamo qualcuno che per affinità ci assomiglia, ok? E se trovi dei problemi con le persone con cui che ti porti attorno, renditi conto che hai il potere di modificare quello che sta succedendo modificando il modo in cui ti comporti tu. Le abitudini che stiamo per vedere ce le hai sicuramente anche tu, non è però un insulto, è proprio per dirti, è un modo in cui siamo stati cresciuti, il modo in cui l'Italia intera ragiona, motivo per cui la nostra economia sta andando veramente veramente male. Queste 3+1 abitudini a massa fatturato sono diffusissime, sono ovunque. Quindi devi prima di tutto concentrarti sull'estirparle dal tuo modo di comportarti, dal tuo modo di essere. Poi vai a cercare persone che non le hanno o gli insegni a non averle. Ok, questa è una cosa secondaria. Intanto prima parti da te stessa, o te stesso, chiunque stia ascoltando, seguendo la puntata. Dopo vai a cercare persone migliori, ma tanto tranquilla, tranquillo, non arriverà mai nessuno come lo vuoi se non sei prima tu a cambiare, ok? Molto bene, quindi veniamo subito alla prima abitudine a massa fatturato. Abitudine a massa fatturato numero 1, la resistenza al cambiamento. Che cosa intendiamo per resistenza al cambiamento? Tantissime persone, la stragrande maggioranza, ragazzi, parliamo di sopra il 95%, ok? Non qualcuno, tu guardi per strada, con ogni probabilità, ma tutti hanno questo problema, questa abitudine, perché le persone che riescono a non resistere al cambiamento sono quelli che hanno un sacco di soldi, quindi probabilmente hanno l'autista nella Maserati e stanno molto meglio di te in questo momento.
tantissime persone si attaccano alle vecchie metodologie e processi, rifiutando di adottare nuove tecnologie o pratiche più efficienti, perché abbiamo sempre fatto così. Quale frase è peggio di questa della proverbiale "abbiamo sempre fatto così", ripetuto milioni e milioni di volte, come se avesse un valore? Abbiamo sempre fatto così, quindi è giusto. Quando poi ti metti con numeri alla mano, nero su bianco, ti rendi conto che non ha nessun senso. Non è che i passi che ho fatto fino a qui sono gli stessi che dovrò fare dopo. Significa guidare in autostrada guardando solo lo specchietto retrovisore. Fai un incidente in 5 secondi, anche meno, ok, sono stato generoso. Ti schianti perché la strada è avanti, non è indietro. Il modo in cui ci siamo comportati non determina quello che succederà dopo. Che poi ovviamente ho fatto un discorso generico, ma questa abitudine, quando è portata, applicata all'azienda, è un vero e proprio disastro. È un disastro perché? Perché il mercato muta in continuazione, è sempre in movimento, e tu, resistendo al cambiamento, diventi un ostacolo per il mercato che ti schiaccia, ti distrugge, ti annienta. E questa era la prima abitudine ammazza fatturato. Vediamo la numero 2. Anche questa diffusissima, è stato veramente difficile trovare le 3 più 1 abitudini più tossiche, perché ce ne sono tante. Volevo farti una lista breve perché altrimenti non si finiva più. Questa è veramente qualcosa che puoi lavorare bene, ok, se sei da solo o da sola, ma quando hai questa, perché questa è delegare poco e molto male, ok? Le persone in genere tendono a controllare ogni aspetto dell'azienda, sovraccaricando se stessi di responsabilità e diventando il collo di bottiglia che rallenta tutti i processi. Questo, non so, avrai visto, ti sarà successo milioni di volte. Quando un'azienda, un sistema azienda, viene tappato perché quella persona che ha quel ruolo è intasata, magari è il decisore vuole prendere tutte le cose su di sé e quindi ci mette tempo a decidere, anche emotivamente magari bloccato, bloccata, e quindi non si arriva mai a un quid, a un qualcosa, a effettivamente a un'azione. I soldi stanno dietro le azioni, ragazzi, non dietro l'aspettare, ok? Oppure ho visto milioni di cose di questo tipo. Poco tempo fa ho parlato con questa azienda che aveva grossi problemi amministrativi perché la donna che si occupava dell'amministrazione teneva tutto dentro di sé, ma letteralmente nella sua testa è morta, ok? È un brutto male, è morta. Facciamo tutti i corna, ma queste cose succedono, purtroppo muoiono migliaia di persone al giorno. È morta, e questa azienda è un anno che ha problemi amministrativi perché le informazioni erano dentro quella testa di quella persona che delegava poco e molto male. Perché poi dico molto male? Perché delegando male ci convinciamo che non sia possibile cedere il compito ad altri. È un'abitudine talmente radicata che la vogliamo confermare. E come la confermiamo? Delegando male, facendo di tutto perché quella delega vada malissimo, sia uno schifo. Così possiamo dire: vedi, non si può fare, non posso delegare, solo io posso fare le cose bene. Questa è una cazzata enorme che limita tantissimo il tuo fatturato. Ma andiamo avanti perché altrimenti la puntata durerà troppo. Abitudine ammazza fatturato numero 3, rullo di tamburi, dipendenza dal singolo elemento. Anche questa è una cosa che ho visto milioni di volte. Da fuori la vedi e dici: ok, sei folle, sei matto, perché sei dipendente solo da questa cosa? Cosa significa? Affidandosi a un singolo fornitore, venditore, professionista, cliente, canale di acquisizione di fatturato, eccetera, ok, un singolo di qualcosa, si ottiene una perdita di controllo sulla gestione e la crescita della tua impresa. È una vera e propria spada di Damocle appesa sulla testa della tua azienda. Non so se conosci la leggenda della spada di Damocle. Questa persona che stava cenando, gli avevano appeso una spada proprio sulla testa a un filo sottilissimo. Questa persona mangiava malissimo, dormiva malissimo, perché ogni volta che stava in un posto c'era questa spada. Era il signor Damocle. Perfetto. E cosa succede? Succede che tu hai un pericolo costantemente sopra di te, pronto a uccidere te e la tua azienda, e lo lasci lì. Lo lasci lì perché? Perché è un'abitudine. Avere solo quel cliente che ci dà la maggior parte del fatturato, avere solo quel venditore che ha tutto il portafoglio clienti, avere solo quel fornitore che... E se succede un problema, togli il se, perché i problemi, la merda capita, ok? Fare azienda significa risolvere i problemi. Togli il se, il problema arriva. Cosa succede?
facciamo corna, non deve succedere. No ragazzi, non è così che si fa impresa. Bisogna diversificare le entrate di fatturato, bisogna diversificare i fornitori, bisogna diversificare le fonti di acquisizione clienti, eccetera eccetera eccetera, in modo da non soccombere quando quel problema non è che arriva sicuro, l'hanno tutti, e tu poi se lì succede qualcuno vicino a te, fai corna, speriamo che non succeda a me, smettiamo con questa scaramanzia per cortesia, perché non ci porta da nessuna parte, è un altro ostacolo alla crescita del tuo fatturato. Molto bene, veniamo alla regina di tutte le abitudini, ammazza fatturato. Se le prime tre le ho viste non sempre in tutti, questa è in ogni singola azienda. Io non ho ancora trovato aziende, in realtà pochissime, ma sono proprio illuminate, erano aziende fatte di un certo modo e estremamente strutturate, una minoranza tale che non risulta neanche nella statistica. Ok, la regina di tutte le abitudini ammazza fatturato è prendere decisioni basate sull'istinto invece che sui dati. La persona che dice secondo me che andiamo qui, vendiamo questo, propongo quest'altro, questo cliente sì, quello no, perché me lo sento, è qualcosa che vede, mi fa uscire dai gangheri, diventa veramente pericoloso, quindi se me lo dici rischi di andare in galera. Affidarsi al proprio intuito significa basarsi sulle esperienze passate. Qua torniamo al discorso che il mercato cambia a una velocità tale che le regole mutano ogni anno, se non ogni mese in alcuni settori. Cioè ci sono settori in cui le cose cambiano da un trimestre all'altro. Esistono avvenimenti ormai che possono succedere dall'altra parte del mondo che ti cambiano totalmente l'assetto qui, senza dover scomodare cose come la pandemia o la guerra in Ucraina. Ci sono, ogni settore ha problemi che si ripercuotono poi sulle varie nazioni, oppure possono avere una situazione che ci ha messo il bastone fra le ruote, e tu hai preso decisioni sull'istinto e quindi ti perdi quella che è la realtà. La realtà te la danno i dati, ok? E questi benedetti dati dove li trovi? Online. Per esempio, quando noi Sartre del Web facciamo una ricerca per un nostro cliente, una nostra cliente, cerchiamo online tutte quelle che sono le specifiche, ok, su la ricerca del cliente, che cosa i clienti desiderano, quali sono le nicchie disponibili. Per esempio l'ultima ricerca che ho fatto, c'è una schermata che dice proprio profumi di nicchia, stavamo guardando i profumi di nicchia, quanto vengono cercati, qual è il più cercato, quale tipologie magari vengono cercate, ma non c'è una risposta perché il mercato e non ci sono ancora aziende che lo fanno. Ragazzi, è tutto qua la risposta per fare i soldi, sta tutto qua, in quello che online ci dicono che le persone vogliono ma non gli viene dato. Oppure altre ricerche che faccio nell'immobiliare, per esempio, tutte le domande che stanno attorno a un termine come vendere casa, voglio vendere casa, a chi posso vendere casa se ho già un mutuo, vendere casa se non ho, se la persona di fronte a me non ha abbastanza liquidità, eccetera eccetera, tutte cose che possono fare la differenza per un'azienda immobiliare che costruisce case o per un'agenzia immobiliare che le acquisisce come mandati e poi le vende e così via. Cioè ogni settore, ogni tipologia di vendita, di problema ha delle risposte sue e ci sono dati che ti possono aiutare a prendere migliori decisioni. Grazie ai migliori dati puoi prendere la strategia di acquisizione dei clienti più efficace per te. Che cosa significa? Significa che è diverso mettere una persona in condizione di mettersi un prodotto nel carrello perché sta acquistando su un e-commerce, o entrare nel tuo negozio o chiamarti per un preventivo. Sono diverse le strategie, sono diverse gli strumenti da mettere sul campo, è diverso il modo in cui dobbiamo farlo. Per questo noi Start the Web facciamo strategie di comunicazione cucite su misura. Non facciamo cose a caso, partiamo dai dati, poi con tutta l'esperienza sulla vendita e sulla comunicazione online, e poi facciamo la strategia più efficace per te. Vuoi la tua strategia per aumentare il tuo fatturato e crescere con la tua azienda? Vai su sartedweb.it/tutor e prenota una consulenza gratuita. Parlerai con un esperto, di comunicazione online, che ti dirà quali sono i passi che devi compiere per attivare un canale di acquisizione clienti e iniziare a aumentare il tuo fatturato grazie alle meraviglie del mondo online. Diversamente continuerai a fare le cose come hai sempre fatto e rimarrai al massimo lì dove sei, se non un po' indietro, perché il mercato cambiando ti cambia le regole sotto il culo e quindi tu ti ritrovi che non sai più che pesci pigliare.
Detto questo, ti ringrazio per avermi fatto compagnia durante il caffè del mattino. Io sono Enrico Cecchini, ho fondato iSart del Web, un'agenzia che si occupa di aumentare il fatturato grazie alla comunicazione online. Ti auguro buona giornata, buon lavoro e buona comunicazione online. Ciao!